io non deformo i fatti e le conoscenze che riguardano la meccanica quantistica per avvalorare le mie tesi filosofiche. Chi pensa questo non ha capito niente del discorso che io pongo, che è un po' più articolato di questa banalizzazione falsa. Allora, la tesi dell'idealismo da me proposta ha un valore intrinseco, autonomo. Non la dimostrazione della sua validità prescinde dalle scienze e non è contraddetta da nessun'altra posizione della meccanica quantistica. In quest'ambito ci sono due correnti di pensiero. Una che attribuisce soltanto all'osservazione e quindi a un'interazione puramente meccanica il collasso della funzione d'onda. Un'altra invece, avvalorata da fisici come Fabrizio Coppola, come Von Neumann, come David Bohm, ideatore della teoria olografica dell'universo. Secondo costoro, invece, sarebbe l'atto cosciente di osservazione a determinare appunto il collasso della funzione d'onda e quindi la determinazione della realtà. Ora, essendoci queste due posizioni, quale discorso faccio io? Non è che semplicemente le contrappongo l'una alle altre, altrimenti sarebbe un contrapporre autoreferenziale, no? Due posizioni senza un criterio oggettivo che le trascenda per stabilire quale delle due sia più valida. E allora io connetto queste due posizioni a possibili interpretazioni della realtà e cerco di stabilire quale delle posizioni della realtà sia migliore rispetto alle altre e quindi da questa prospettiva poi misuro, valuto le altre posizioni che riguardano altre discipline. Forse adesso se riesco a riassumere, a ripropongo, diciamo, la spiegazione di Berkeley del suo idealismo, sarà più chiaro quello che voglio dire. Ovviamente in questo video non mi metto a dimostrare perché quello che dice sia così piuttosto che in un altro modo, cioè no, non spiego i vari passaggi, li enuncio solo, li indico soltanto. Berkeley esamina il sensibile, quello che abbiamo letteralmente davanti al nostro punto di osservazione sensoriale, e dimostra che tutto quello che percepiamo direttamente con tutti i vari sensi è un insieme di qualità sensibili. Dimostra che sono tutte congiunte tra loro e che esistono in forma particolare, cioè nella forma che noi conosciamo, solo nella nostra percezione mentale e in quella degli altri, anche delle altre forme di vita. Poi, dimostra quindi che gli oggetti sensibili sono sensazioni mentali, indipendentemente se all'esterno di questa nostra mente, che è qui intesa come campo esperienziale, non solo come razionalità, la realtà esterna sia materiale, cioè oggettivamente sensibile, oppure non materiale, come invece sostiene Berkeley, il quale identifica la realtà esterna con Dio. Dio sarebbe la realtà suprema, sarebbe uno spirito, una sostanza spirituale che produce tutte le percezioni che stanno nella nostra mente. Quindi quelle che noi vediamo davanti a noi, cioè davanti inteso come prospettiva sensoriale, sono sensazioni mentali. Anche il proprio corpo sensibile è fatto interamente da colori, forme, estensioni visive, estensioni tattili, sensazioni di peso, di consistenza, di tensione muscolare. E quindi queste sensazioni messe insieme ci creano la rappresentazione dell'idea di un corpo fisico. E questo vale anche per l'ambiente circostante. Anche il cervello sensibile, se noi potessimo vederlo, sarebbe un insieme di sensazioni. E quindi non sarebbe il cervello reale, ma sarebbe un'ulteriore percezione nella mente. E questo vale, lo ripeto, indipendentemente dal fatto che all'esterno di questo nostro campo mentale, dove percepiamo direttamente queste sensazioni, la realtà esterna sia materiale, e quindi ci sia realmente un corpo materiale fuori dalla percezione che abbiamo, un universo materiale, oppure sia all'esterno di queste nostre percezioni ci sia invece una realtà spirituale, nel qual caso il vero corpo nostro, il vero cervello nostro e il vero universo non sarebbero cose materiali, ma
ma sarebbero informazioni senza forma, senza estensione, tutte eternamente contenute nella mente divina, nella quale non ci sarebbe forma, spazio, estensione, tempo, e quindi non ci sarebbe molteplicità e divenire, non ci sarebbe mutamento, sarebbe totalmente immutabile e stabile. Quindi l'idea che siamo tutti uno deve valere all'interno di questa posizione soltanto a un livello sovrasensibile, perché nel livello sensibile, invece, per quanto sia un'apparenza, c'è davvero una molteplicità di enti, cioè di sensazioni e di rappresentazioni. Poi, tra le menti e Dio, l'essere supremo, l'assoluto, ci possono essere delle strutture intermediarie tra le menti e Dio, ma sono sempre livelli di realtà che appartengono al dominio dell'essere supremo. E quindi, se in ultima analisi, dalla prospettiva ideale dell'essere supremo, tutto è informazione, tutto è archetipo, tutto è idea, allora anche gli ipotetici possibili livelli frapposti tra la mente e Dio, i vari livelli di esistenza, sarebbero programmi e processi metafisici in Dio, non sarebbero realtà materiali e sensibili. Allora, perché Berkeley sostiene che sia più giusto pensare così la realtà anziché con il materialismo? Perché lui dice, intanto noi non abbiamo esperienza di un mondo materiale sul piano sensibile, perché quelle che noi percepiamo come cose materiali estese sono sensazioni, che sono davvero estese nel nostro campo mentale. Per farvi capire bene quello che sto dicendo, immedesimatevi in questi concetti, guardateli, non pensate che siano cose astratte, sono cose fin troppo concrete. Cioè, Berkeley è l'unico metafisico, filosofo che poi sfocia nella metafisica, che parte da un'analisi rigorosa del sensibile, iperscientifica, iperlogica. Allora, per capire bene quello che sto dicendo, voi dovete guardare davanti a voi quello che sta apparendo. Voi dovete guardarvi attorno e dovete guardare il vostro corpo e lo dovete percepire con tutti i sensi per capire bene quello che sto dicendo. E dovete capire che Berkeley sostiene che quello che noi percepiamo è una sensazione. Ma non è solo la percezione dell'oggetto a essere una sensazione, è l'oggetto stesso, cioè questo corpo in carne e ossa e l'ambiente che sta attorno al nostro corpo è un insieme di sensazioni mentali che sta all'interno di un campo. Voi immaginate, che tutto quello che percepite sia contenuto in un immenso campo. Questo campo è la vostra stessa mente, il campo esperienziale, quindi voi come corpo sensibile state dentro la vostra mente. Il punto di osservazione è collocato in questo punto all'interno della testa, ma non realmente, ma solo come ulteriore rappresentazione. Perché non c'è un reale corpo fisico dentro la vostra mente, c'è una sensazione, un insieme di sensazioni che rappresentano quell'idea, ma non è il corpo fisico. E quindi tutte le sensazioni, quelle del corpo, quelle dell'ambiente, sono tutte all'interno della mente. Berkeley dice che fuori da questo campo mentale è improbabile che la realtà esterna ed effettiva delle cose sia quella che crediamo, cioè di essere qualcosa di materiale. Se Berkeley si sbagliasse, comunque la prima parte della sua spiegazione rimane valida ed è accettata anche dalle neuroscienze. Cioè che quello che noi percepiamo e viviamo sul piano dell'osservazione diretta, sensibile, sia un insieme di sensazioni mentali, è confermato anche dalle neuroscienze, dalla psicologia cognitiva. Ma che cosa implica questo? Che quello che noi percepiamo del nostro stesso corpo non è il nostro presunto corpo esterno, ma è una percezione interna, fatta da percezioni mentali. Di conseguenza, non è il diretto corpo reale quello che noi sperimentiamo di noi stessi, e quindi anche l'ambiente circostante non è il presunto ambiente esterno. E questo vale a prescindere da come sia la realtà esterna da queste sensazioni e dal nostro campo mentale. Noi, se avete capito bene quello che sta dicendo Berkeley, noi siamo chiusi come osservazione diretta nel campo mentale, non possiamo uscire fuori dal campo mentale.
dalla prospettiva sensoriale in cui siamo sempre collocati in prima persona, e che è la prospettiva reale e concreta della nostra esperienza in carne e ossa. Anche gli scienziati non sono esenti da questo limite, perché anche usando apparecchiature sofisticate non escono mai fuori dalla percezione, perché intanto devono percepire i macchinari attraverso la loro percezione. E abbiamo detto che tutto quello che viene direttamente percepito dai sensi è una sensazione mentale, è un insieme di qualità sensibili. Il peso, l'estensione, i colori, le forme visibili e percepibili degli oggetti sono sensazioni. Il problema è che gli oggetti che noi percepiamo direttamente sono unicamente fatti da queste qualità. Se noi, ad esempio, a una mela togliamo il suo colore, la sua forma, il suo peso, il suo sapore, il suo odore, sparisce perché la mela sensibile, quella che noi esperiamo direttamente nella nostra sensibilità concreta, è fatta solo da quelle qualità, che però Berkeley dimostra esistano solo nella percezione. Ora, non siate frettolosi nel giudicare questa posizione, perché tutte le miliardi di critiche che si possono fare a questa filosofia sono sempre infondate, sono sempre basate su pregiudizi sciocchi. Su alterazioni e deformazioni della teoria stessa e quindi su distorsioni di questa forma sofisticata di idealismo. Come facciamo noi a percepire le stesse cose se non ci fossero queste qualità sensibili in forma oggettiva? Semplice, basta che esista un substrato comune. Cioè, se io prendo il pacco di fazzoletti e gli elevo il colore, la forma, l'estensione, il peso, il volume, che sono tutte percezioni sensibili, sparisce perché è fatto solo da questo. Però come mai io posso percepire questo pacco di fazzoletti in questo punto della stanza? Se entrasse un'altra persona, percepirebbe nel suo campo mentale la stessa rappresentazione, anche se da un'angolazione diversa. Com'è possibile questo? Perché ovviamente il substrato di queste sensazioni è oggettivo, però è lo stesso per ogni mente. È Dio. In ultima analisi, e sono le idee contenute in Dio. Cioè, in Dio ci sta una serie di informazioni oggettive, universali, non modificabili, che riguardano tutte le possibili rappresentazioni di questa idea dell'oggetto, del pacco di fazzoletti, che poi assumono una forma sensibile in riferimento alle varie caratteristiche sensibili di ciascuna mente, di ogni osservatore. Quindi gli animali percepiranno il mondo in un modo, le persone in un altro, ma anche tra individui, per esempio i daltonici, possono percepire i colori diversamente, ed è già una differenza. Ora, quindi, appurato che i contenuti sensibili direttamente percepiti sono sensazioni mentali, perché Berkeley dice che sia meglio questa teoria sua della realtà e che quindi al di fuori del nostro campo l'universo non sia materiale, ma sia un'entità spirituale? Perché innanzitutto lui dice che non essendoci evidenza che la realtà esterna sia materiale, perché per averne evidenza dovremmo uscire impossibilmente fuori dalla nostra mente, e neanche gli strumenti e i macchinari ci permettono di uscire fuori dalla nostra mente, perché percepiamo tutto attraverso la mente, e anche i macchinari e gli esiti che loro ci forniscono delle varie indagini, e quello che ci permettono di osservare è ancora un insieme di sensazioni nella mente. Lui sostiene che fuori dalla nostra mente, quindi, la realtà esterna non sia materiale, perché non ha evidenza questa idea. Non c'è evidenza sensibile che la realtà esterna del nostro campo sia materiale, cioè sia oggettivamente sensibile. Ma non è solo questo l'unico motivo, è che manca proprio la possibilità di giustificare razionalmente questa idea. Perché se fosse una idea corretta, legittima, sarebbe possibile rappresentare questa idea. Ma lui dimostra che sia impossibile rappresentarci sul piano sensibile una realtà materiale esterna della nostra mente. Perché per farlo dovremmo immaginarcela con delle qualità sensibili. Ma siccome le qualità sensibili, che sono l'unica cosa che costituisce tutte le nostre percezioni e i contenuti sensibili della nostra esperienza reale, esistono solo in forma particolare dentro un campo mentale. Fuori non potrebbero esistere in alcun modo.
né in forma particolare, ovviamente, perché per esistere in quella forma serve una mente, né in forma assoluta, che sarebbe totalmente inconcepibile, totalmente diversa, astratta rispetto alle caratteristiche sensibili particolari che noi conosciamo. Di conseguenza, è un punto debole a suo sfavore per il materialismo, l'impossibilità di concepire sensibilmente una realtà materiale, quindi oggettivamente sensibile, esterna dalla mente e quindi dalla percezione. Proprio perché la sua sensibilità oggettiva sarebbe la sua caratteristica peculiare, il fatto di non poterla neanche rappresentare e di non trovare nessuna argomentazione logica che dimostri la necessità che il mondo esterno debba per forza essere oggettivamente materiale per dare una giustificazione della nostra esperienza del mondo, lo penalizzano il materialismo. Quindi non è solo che non ha evidenza sensibile, non è solo che non c'è possibilità di rappresentarcelo sul piano sensibile fuori dalla nostra mente e da quella altrui. Ma è proprio che mancano le motivazioni logiche per poterlo pensare così. Cioè, non c'è nessuna necessità logica che il mondo esterno dalla nostra percezione debba essere esteso, oggettivamente sensibile, spaziale e temporale, per giustificare la nostra esperienza della vita, del mondo, cioè le nostre stesse percezioni, i nostri stati d'animo. Perché tutto si può spiegare in modo alternativo e coerente con l'idealismo di Berkeley, che non toglie niente alla nostra esperienza del mondo, alla coerenza della nostra vita e della scienza. La scienza è descrittiva, non è esplicativa in se stessa, e la descrizione dei fenomeni, cioè che riguarda la relazione tra i fenomeni, è rispettata anche in Berkeley, perché lui dice che la regolarità fenomenica è conservata nella sua teoria, perché Dio proietta le stesse percezioni nello stesso ordine in ciascuna mente, in modo che in ogni mente simulino la stessa regolarità fenomenica, lo stesso ordine. Quindi la regolarità fenomenica e la scienza sono salvate anche in Berkeley. Quello che non viene salvato è un'interpretazione, come potrei dire, arbitraria, autoreferenziale, materialistica della realtà. Quindi, ricapitolando, l'idea che il mondo esterno dalla mente sia materiale non nasce da un atto di osservazione, che sarebbe impossibile, ma nasce dall'equivoco di aver scambiato i contenuti sensibili, che sono sensazioni mentali interiori, per contenuti materiali esterni. E non c'è per giunta nessuna motivazione logica, necessità logica, che dimostri appunto che il mondo esterno debba essere materiale. Quindi, mancando tutte queste caratteristiche, ritengo che qualunque posizione ponga l'esistenza oggettiva del mondo sensibile rispetto anche solo alla percezione, sia più debole dell'idealismo di Berkeley, già solo per questo. Poi l'idealismo di Berkeley spiega in maniera più facile la realtà. Perché? Più facile perché non ha i paradossi e le contraddizioni rimaste insolute delle altre posizioni. Per esempio, lui dice: ma se ci fosse un universo materiale, che ci starebbe a fare Dio? Cioè, se ci sta un essere supremo, uno spirito assoluto, il mondo materiale che ci sta a fare? Perché ci sarebbe già lui che potrebbe direttamente produrre le percezioni nella nostra mente. E quindi il mondo materiale, che sarebbe comunque inosservabile per i motivi che vi ho spiegato prima, sarebbe inutile. Tra l'altro, il mondo materiale, per come è concepito dal materialismo, sarebbe stupido. Secondo il materialismo comune, ontologico, la materia è una sostanza inerte, passiva, che attraverso moti meccanici e deterministici produce la coscienza in casi circoscritti, come quello del cervello umano, per esempio. Ma Berkeley si chiede: ma com'è possibile che la materia stupida e inerte possa creare l'intelligenza? È ancora più sciocco poi pensare che se esista un Dio si serva di un universo materiale stupido da porre come intermediario tra sé e le menti,
Quando poi potrebbe fare direttamente lui quello che andrebbe a delegare a questa materia stupida e inerte, che non si capirebbe che cavolo ci starebbe a fare. Quindi, se c'è un Dio, è molto più logico pensare che la realtà materiale sia inutile, che non esista, quindi. È molto più plausibile che non esista, perché non avrebbe nessuno scopo. Se ci sta un Dio, presumibilmente c'è uno scopo per la vita, no? Che è quello di manifestarsi, quantomeno, di averne esperienza. Anche se fosse per avere una prova, per superare una prova o quello che vi pare. Se c'è un Dio che fa manifestare la vita alle menti, vuol dire che il mondo che si manifesta a queste menti ha lo scopo di essere esperito e vissuto in qualche modo, no? C'è un obiettivo. Sarà fine a se stesso, ma c'è. Quello è quello che voglio farvi capire. Allora, di conseguenza, un mondo materiale esterno dalle menti, che sarebbe inosservabile, non direttamente esperibile, sarebbe inutile. E che ci starebbe a fare? Visto che lo scopo della vita in quel caso sarebbe di esperirla, e il mondo materiale non sarebbe esperibile? Quindi, se ci sta un essere supremo, un'intelligenza cosmica, è più probabile che il mondo materiale non esista, fuori dalle menti. E attenzione, ci sono altri argomenti che si connettono a questa riflessione di Berkeley, che sono quelli che riguardano il problema della emergenza e della complessità. La teoria dell'emergenza è inappropriata per spiegare il cervello, cioè per spiegare la coscienza, perché rimanendo all'interno di una rappresentazione immateriale del mondo, la materia è fatta da particelle. Le particelle sono stupide nel materialismo comune, non hanno intelligenza. Il cervello è fatto da particelle, non è fatto davvero da sinapsi e da neuroni. Le sinapsi e i neuroni sono le strutture macroscopiche che noi chiamiamo così, ma in realtà loro sono fatte da atomi sul piano fisico, che sono le costituenti oggettive, e da particelle, che sono le componenti elementari degli atomi. Quindi, il cervello, sul piano della rappresentazione fisica, è più legittimo e corretto concepirlo non come un ammasso di carne e di tessuti e di sinapsi e di neuroni, ma di particelle che hanno quella disposizione, che hanno quella configurazione che noi chiamiamo così. Ma in se stesse le sinapsi e i neuroni non dovrebbero avere coscienza, perché le particelle che li costituiscono non ce l'hanno di base. Quindi, se si sostiene che il cervello abbia coscienza, in questa rappresentazione si sta dicendo che delle cose prive di vita e di coscienza magicamente producono la coscienza a seguito di interazioni meccaniche al suo interno. Il problema è che non esiste nessuna reale proprietà emergente in natura, perché siccome tutto è un insieme sterminato di particelle, non esiste davvero il ghiaccio, il fuoco, il latte, l'acqua, l'aria, il vento, i sassi. Esistono particelle che, raggruppate in una certa disposizione, noi le percepiamo in un certo modo e le chiamiamo in un certo modo, ma di per sé sono sempre particelle, che sono tutte universali fondamentalmente. Gli elettroni, per esempio, hanno tutte le stesse proprietà. Al di là delle diverse quantità di energia che possono avere, dei diversi livelli energetici, le proprietà che li descrivono sono universali. Questa è la questione della universalità delle leggi che descrivono i campi elettromagnetici di tutto l'universo, come dice Marco Biagini. Ora, manca una proporzionalità, un rapporto di causa ed effetto. Perché? Se si crede che la coscienza emerga da modi meccanici, manca una proporzionalità tra la causa e l'effetto, perché la causa non giustifica l'effetto in questo caso, sul piano razionale. In natura non c'è nessun esempio reale, perché in natura si manifesta solo un'unica proprietà, che è il moto e l'interazione energetica tra le particelle. Tutte le cosiddette proprietà nuove emergenti rispetto ai sistemi semplici sono in realtà sempre la stessa e unica proprietà, che si dispone in configurazioni diverse, ma è sempre la stessa. Quindi è solo un gioco di nomi, di trucchetti linguistici, quello di definire le proprietà emergenti. In realtà non esistono sul piano della rappresentazione fisica, per i motivi che ho dimostrato e spiegato.
Mentre invece la coscienza sarebbe davvero una proprietà nuova ed emergente se fosse prodotta da materia inerte e stupida. Quindi, non essendoci nessun esempio reale in natura, ma solo fittizio, camuffato, di proprietà realmente emergenti, e non, mancando una proporzionalità tra la causa e l'effetto in questa ipotesi, non è possibile pensare che la mente e la coscienza emergano da moti meccanici di materia stupida e inerte, a meno che, ecco la possibilità, si suppone. Attenzione, che l'intelligenza, o meglio la vita, la coscienza, esistono già come fatti della realtà, come parametri fondamentali dell'esistenza, e che si manifestino in grado maggiore in una configurazione ben determinata di materia, che dentro di sé però già dovrebbe contenere la coscienza in forma latente. Perché se non avesse, almeno in forma latente e potenziale, queste caratteristiche, non potrebbe creare dal nulla, perché da un'assenza totale di coscienza non è che solo perché ci sono intersezioni di interazioni meccaniche allora si crea all'improvviso qualcosa di magico e trascendente rispetto alle possibilità della materia. Quindi o si cambia premessa e si sostiene che la materia di base sia permeata da una coscienza universale che ingloba tutto e coordina tutto, il che sarebbe anche logico guardando la natura. Guardando i vegetali, guardando gli animali, guardando gli esseri viventi, sarebbe logico pensare che ci sia quantomeno una intelligenza, una struttura ordinata e regolatrice interna alla materia. E che magari sì, si dispieghi attraverso moti meccanici, ma non sia causata da moti meccanici, ma semmai il contrario, sarebbero i moti meccanici a essere organizzati da questa intelligenza. Tutt'al più. Se non si accetta questo, si deve comunque ricorrere allora a un'ipotesi metafisica, cioè bisogna pensare che ci sia un Dio trascendente a questo pseudo-universo materiale che produrrebbe la coscienza e la mente in qualche essere vivente. Se, da qui non si scappa, ci sono solo due alternative. Ora, chiaramente la più logica, se, per molti razionalisti, tra virgolette, sarebbe la prima, ma anche la prima contraddice il materialismo. Perché si va a scardinare l'idea che la materia sia stupida. Perché appunto si dovrebbe affermare invece che sia regolata da un'intelligenza intrinseca. Ma allora, se la realtà è governata da un'intelligenza, cioè se la realtà sensibile mostra un'intelligenza che la regola, cosa è più logico pensare? Che il mondo materiale ci sia e che sia regolato da una intelligenza che lo coordina, oppure sarebbe più logico pensare che il mondo materiale non esista, esista solo l'intelligenza che regola le percezioni che ci rappresentano il mondo sensibile. E così evitiamo tutti i paradossi e i problemi che non si riescono a risolvere all'interno di qualunque altra posizione. E rimarranno sempre insoluti perché non si potrà mai produrre una nuova argomentazione o riflessione tesa a scardinarli all'interno di altre posizioni. L'unica posizione che elimina tutte le problematiche alla radice è quella che vi sto proponendo, che è più ragionevole perché in realtà pensare in qualunque altra posizione che il mondo sensibile esista oggettivamente richiede più atti di fede che di ragione. Non essendoci nessun elemento che ci faccia pensare razionalmente alla sua esistenza, è neanche intuitivo, perché se noi entriamo in uno stato di profonda meditazione, intuiamo il contrario, cioè che il mondo sia vacuità, il mondo sensibile, sia vuoto, come potrei dire, che sia apparenza rispetto a una realtà fondamentale interiore che non ha estensione e forma, che non ha uno spazio e un tempo, e che noi conosciamo e riconosciamo come realtà primaria. Come l'io sono originario, come Dio, che è la nostra vera identità. O meglio, che noi siamo Dio, ma non noi individuo che fa parte della rappresentazione di questo io sono. Ma l'io sono, l'essere supremo, è un'entità metafisica nel senso che è metasensibile, non è estesa, non è materiale, non è tangibile. Però noi in meditazione, dove appunto c'è la massima forma di contemplazione del nostro essere, dell'essere della realtà, il massimo sentire
la massima intuizione mistica. Noi intuiamo che l'essere fondamentale della realtà non è sensibile e che il mondo sensibile è una mera apparenza rispetto a questa realtà fondamentale. Quindi anche l'intuizione nega l'idea che il mondo esterno sia materiale. Quindi non c'è niente più, non c'è né la razionalità, né l'esperienza sensibile, né quella intuitiva che supportano l'idea del mondo sensibile. Cosa supporta l'idea del mondo sensibile? Superficialità, fraintendimenti, sofismi, distorsioni, equivoci di varia natura, ignoranza di questi argomenti, mancanza di approfondimento su queste forme sofisticate di idealismo e chiusura mentale. Sono le uniche motivazioni che non rendono possibile alle persone di accettare che la posizione che propongo sia migliore, sia più ragionevole, sia supportata da ogni altro elemento e che contraddica invece il valore delle altre. Questo non significa che la mia posizione sia automaticamente vera, perché verosimilmente migliore delle altre. Significa solo quello che ho detto, cioè la mia pretesa non va oltre questo. Io non dico che la realtà sia così. Ci credo personalmente perché trovo che sia supportata da una ragione migliore rispetto alle altre. Ma non pretendo che sia la realtà quella che dico io, perché è la migliore teoria. Mi limito, mi accontento di dire che, stando alla ragione, questo è quello che si evince. Questi sono i risultati, queste sono le conclusioni. La realtà, ammetto, potrebbe essere totalmente diversa da quello che ho ipotizzato e che chiunque altro possa ipotizzare. Ma io mi accontento di affermare che sia la posizione più ragionevole, più logica, più coerente. Che è tanto, ma non è quello che mi si attribuisce come pretesa. Chiarito questo, se c'è un'intelligenza suprema, come ho detto prima, si ricongiunge all'argomento di Berkeley, vuol dire che c'è un'intenzionalità, vuol dire che la vita si manifesta nelle varie forme per farne esperienza, per esperire la vita stessa. E allora vuol dire che è molto più logico, allora, che dato lo scopo della vita, se c'è un'intelligenza vuol dire che c'è uno scopo, c'è una intenzionalità. Lo scopo può anche essere chiuso in se stesso, nel senso che non va oltre il fatto di vivere e sperimentare la vita. Quindi al bando metafisiche sui paradisi, sugli inferni, tutte queste cose, senza escludere che possano esistere altri livelli di realtà. Ma non è un discorso religioso. Infatti, il Dio di cui parlo non è il Dio cristiano, nonostante Berkeley ne parli in quel modo. Ma siccome Berkeley non dimostra che Dio sia quello cristiano, ma si limita solo a dirlo, va bene anche qualunque altro concetto di Dio. E io preferisco infatti un concetto filosofico neutrale di Dio. Neutrale nel senso che non appartiene a nessuna religione. Non vuol dire che Dio sia un qualcosa di, come potrei dire, indifferente, distaccato, freddo. Vuol dire che invece, pur potendo essere il cuore pulsante della vita di ciascuno, è l'origine soprattutto di questa vitalità, non sarebbe il Dio che manda i comandamenti o che castiga e punisce o premia. Ecco che cosa voglio dire. Quindi non è il Dio della religione in questo senso. Bene, quindi, come vedete, ci sono vari argomenti che si congiungono benissimo tra loro, nella teoria che mi sto proponendo dell'idealismo di Berkeley, e che invece non accade lo stesso nelle altre posizioni. Abbiamo la sincronicità di Carl Jung, come ho già spiegato in molti video, la relazione che pone appunto Carl Jung tra i vissuti interiori e gli eventi della vita si spiegano malissimo o per niente in una ipotesi di un mondo materiale esterno dalla percezione dai nostri vissuti interiori, perché in tal caso sarebbe presente un'assurda e caotica coordinazione di eventi che dovrebbero sempre coordinarsi con la psiche di ogni individuo e forse anche di ogni essere vivente, per chissà quale motivo. Invece, nell'idealismo da me proposto, la sincronicità si spiega facilmente, anzi, è una conseguenza logica dell'idealismo, perché appunto, se c'è una realtà fondamentale esterna alla mente, ma è fatta da informazioni, cioè se l'intera realtà del passato, del presente e del futuro dell'intero universo, di tutte le dimensioni possibili,
di tutti i livelli di esistenza. È un insieme di numeri, di informazioni nella mente di Dio. Come mai ogni mente percepisce in questa teoria una rappresentazione ordinata, relativa e limitata del mondo? Cioè, perché noi percepiamo solo il nostro ambiente e la nostra epoca e non tutta la realtà insieme? Proprio perché c'è una sintonizzazione determinata e limitata. Ogni mente attinge soltanto da una fonte di dati, mica da tutte le informazioni. E però c'è un collegamento coerente, nel senso che ogni campo mentale può sperimentare soltanto alcune informazioni in modo che in esse si produca sempre, quando sono sveglie, una rappresentazione coerente del mondo, di una data epoca, di un dato luogo dell'universo come il pianeta Terra o altri sistemi. Poi, quando sogniamo, invece, la mente è libera di vagare anche su altri livelli di informazione. Sono sempre tutti eternamente presenti nella matrice spirituale. Non è che la matrice spirituale crea i pensieri, le emozioni, gli stati d'animo che abbiamo, le percezioni sensibili, eccetera, eccetera. Sono già tutti elementi eternamente presenti nella matrice spirituale. E le menti si connettono limitatamente ad alcune di quelle possibilità, mica tutte insieme. E questo crea quindi la rappresentazione limitata ma precisa di un mondo in ciascuna mente, altrimenti sarebbe un caos. E quindi affinché ci sia questa coerenza per ogni mente ci deve essere una sincronizzazione e quindi ogni mente deve essere in corrispondenza con determinate informazioni, altrimenti non si capirebbe perché ogni mente continua a ricevere proprio delle percezioni che le rappresentano delle situazioni. E appunto la stessa vita coerente con il suo passato vissuto rispetto ad altre possibilità. In questo sistema si spiega solo con la sincronicità, che sarebbe una necessità logica di questo sistema, che si spiegherebbe quindi perfettamente. Tra l'altro non richiederebbe un'assurda coordinazione di cose materiali esterne, che dovrebbero concorrere insieme a causare la sincronicità, ma sarebbe semplicemente la manifestazione della interiorità di ogni individuo. Cioè la sincronicità è la prova che il mondo sensibile è individuale, anche se è proiettato da una fonte oggettiva, attraverso processi universali, stabiliti da Dio e non dalla mente, però ogni mente sperimenta una delle tante versioni della realtà. Questa è un'altra considerazione che fa parte della mia teoria, è un altro assunto fondamentale, cioè che la realtà di base non sia una sola possibilità, ma tutte le infinite possibilità insieme, ma ovviamente non in forma sensibile. E quindi ogni mente vive una delle tante possibilità della realtà. Non è detto che ogni mente viva la stessa versione delle altre. Ognuna potrebbe vivere una diversa versione non solo di se stessi, ma anche delle altre persone e del mondo. Tra l'altro, questo già vale per la nostra interiorità della nostra psiche. Noi possiamo in ogni momento decidere di sperimentare una versione di noi piuttosto che un'altra, possiamo dalle nostre azioni compiere questa scelta. Abbiamo i paradossi della meccanica quantistica che cozzano incredibilmente con qualunque posizione ponga il mondo materiale come se fosse reale all'esterno della mente e della percezione, e invece si spiegano perfettamente nella mia tesi. Come dice John Organ, giornalista, divulgatore scientifico, ripreso da Fabrizio Coppola, attraverso cui lui ripropone questa idea, cioè che secondo John Organ l'idealismo di Berkeley spieghi perfettamente la meccanica quantistica e i paradossi, che siano quindi in perfetto accordo con quell'idealismo e che quindi quell'idealismo sia, secondo John Organ, una delle migliori interpretazioni della realtà, che sono richieste a fronte di questi paradossi, che poi in realtà nell'idealismo di Berkeley non sono paradossi, lo sono solo nelle altre posizioni. Allora, entanglement quantistico, principio di non località. Ora, che ne dicano i negazionisti, stando a quello che è possibile constatare, conoscere, nell'82 Alain Aspect e altri fisici e studiosi hanno fatto quell'esperimento che conferma il principio di non località, e cioè che due particelle di uno stesso sistema, anche se separate da grande distanza, possono
continuano a essere in connessione istantanea, cioè se varia di spin l'una, varia di spin automaticamente l'altra, bypassando il limite della velocità della luce. Cioè questo cambiamento avviene istantaneamente, come se fossero sempre connesse le particelle, da un qualcosa che trascende la velocità della luce e trascende quindi lo spazio e il tempo. E allora cosa è più logico pensare? Che ci sia un campo magico che trascende uno spazio e un tempo reale e che mette in comunicazione istantanea tutte le particelle dell'universo? Oppure è più logico pensare che la realtà esterna non sia spaziale e temporale, quindi non ci sia distanza reale tra le particelle, che essendo tutte connesse in un unico punto, che sarebbe Dio, non hanno distanza e quindi per questo sono tutte connesse, perché sono già tutte nello stesso unico punto. Ora, non è soltanto questo argomento isolatamente che rafforza la tesi di Berkeley, ma sono tutti insieme, si rafforzano tutti a vicenda, sono tutti concreti. E quindi da questo emerge sempre un maggior valore della tesi di Berkeley rispetto ad altre posizioni. L'esperimento di Mandel, l'esperimento di Wheeler, la scelta ritardata, ma anche solo quello delle due fenditure, confermano tutto questo perché nell'esperimento delle due fenditure non è il fascio di fotoni, secondo Fabrizio Coppola, a causare il collasso della funzione d'onda, perché il fascio di fotoni è posto dietro le fessure dove gli elettroni passeranno. E quindi gli elettroni, prima di interagire con il fotone, hanno già compiuto la loro scelta. Quindi è già collassata la figura di interferenza. Il collasso della funzione d'onda è già avvenuto prima di interagire con i fotoni, che dopo rilevano l'attività dell'elettrone e da quale dei due fori è passato. Se da entrambi, facendo quindi rimanendo onda, o se da uno dei due, concretizzandosi, permettetemi il termine, in una particella stazionaria. Quindi, in questo caso, deve essere implicata la coscienza dell'osservatore, che è l'unica responsabile che determina il fenomeno. Non è vero che è determinato meccanicamente dall'interazione, della luce, quindi dagli strumenti che sarebbero invasivi nella misurazione. Non è la misura meccanica in sé, quindi, che determina il collasso della funzione d'onda. Nell'esperimento di Mandel è stato fatto proprio un esperimento sofisticato per dimostrare questo. Andatevelo a guardare. Fabrizio Coppola, nel suo terzo capitolo del suo testo intitolato Il segreto dell'universo, lo riporta anche questo esempio, questo esperimento, dimostrando che addirittura sono le aspettative degli scienziati a determinare l'esito del fenomeno nell'esperimento di Mandel. Per non parlare di quello di scelta ritardata di Wheeler, dove addirittura sarebbero le scelte adoperate dagli scienziati a determinare retroattivamente le attività dei fotoni provenienti da quasar lontani miliardi di anni luce dalla nostra galassia. Andate anche a vedere questo esempio, questo esperimento. Quindi, attenzione, cosa è più logico pensare, anche a seguito di questi paradossi? Che la realtà esterna sia spaziale e temporale, e che sia quindi un mondo materiale oggettivo rispetto alla percezione, rispetto alla coscienza, rispetto alle aspettative delle persone, e che esista quindi in un unico spazio-tempo assoluto per tutti, e che però magicamente possa attuarsi un'azione retroattiva che vada a modificare una parte del suo passato? Oppure è più logico pensare che la realtà esterna non sia un universo materiale strutturato in un unico spazio-tempo, ma che sia una realtà multidimensionale, non sensibile, puramente ideale, cioè fatta di informazioni in uno spirito assoluto, tutte contenute in un punto, dove l'esperimento di Wheeler non è un'azione realmente retroattiva. In realtà, semplicemente, siccome il passato, il presente e il futuro esistono virtualmente in Dio, e ogni presente è connesso al suo passato, al suo passato coerente, quindi in realtà non si va a modificare il passato nell'idealismo di Berkeley, semplicemente si manifesta una rappresentazione che è in accordo con una certa idea che è accaduta nel passato, sempre fittizio e simulato. Proprio perché nella teoria di Berkeley, cerco di rappresentarvela graficamente, c'è un punto che è Dio
Dio è la realtà, l'universo, però non fisico, non è materiale. In Berkeley, Dio, e quindi nel mio idealismo, rimodernizzato, la realtà è un punto di eternità, senza spazio, tempo e forma, senza estensione, dove ci sono tutti i campi mentali di ogni essere vivente. Tutti contemporaneamente vivono la loro vita. Quindi gli individui che vivono il passato rispetto al nostro presente, noi e quelli che vivono il futuro rispetto al nostro presente, stiamo tutti vivendo insieme nello stesso attimo eterno la vita, da diverse prospettive, in diverse rappresentazioni spazio-temporali, le quali non hanno un diretto rapporto causale le une con le altre. Il passato rappresentato in una mente non ha un reale rapporto causale con il presente che noi sperimentiamo adesso, ma è tutto un rapporto, un insieme di relazioni fittizie e simulate e coordinate da un intelletto supremo, come in un videogame dove facciamo finta che ci siano tre livelli. Il primo livello è il passato, il secondo livello è il presente e il terzo livello è il futuro. Le menti che giocano il primo livello, il passato, le menti che vivono il presente, le menti che giocano al futuro, non è che vivono un livello che è causato direttamente da quello inferiore, no? Perché il primo livello, il secondo livello e il terzo livello sono stati programmati anticipatamente ed eternamente, in questo caso da Dio, che è l'autore, come un videogame. Nei videogame non è che uno gioca a livello successivo, in una fase successiva del gioco, perché quella fase è stata causalmente prodotta dal livello di prima. No, in realtà è tutta una rappresentazione fittizia di causalità, non è reale. È come quella fenomenica, immediata, così vale anche per la temporalità più estesa. Quindi il passato, il presente e il futuro non hanno un rapporto reale di causalità. Quindi ogni mente vive il suo spazio-tempo, la sua rappresentazione del mondo. E tutto questo è possibile perché comunque c'è un programmatore che è Dio, che rappresenta in maniera coerente l'idea che all'interno di ogni mente si deve rappresentare una certa regolarità. Anche quindi se non, pur non essendoci quindi stato probabilmente un Big Bang, neanche nella mente di Dio, sotto forma sensibile ovviamente. Ci possono essere delle percezioni che appaiono nella nostra mente che ci rappresentano l'idea che l'universo sia nato da un Big Bang, per simulare l'idea che noi siamo in una realtà fisica e che siamo corpi fisici, il che rende possibile l'immedesimazione nell'ego, nell'individualità, per poterne fare esperienza. Questo sarebbe l'obiettivo. Cioè, perché dovrebbe proiettarsi nello spirito nostro questa rappresentazione? Perché è l'unica che permetterebbe di fare queste esperienze. Altrimenti noi, se sapessimo di essere già tutti Dio, l'essere supremo, non potremmo fare molte esperienze che invece questa immedesimazione illusoria permette, che è concreta quando noi la viviamo, ma è illusoria dalla prospettiva suprema. Il divenire esiste, ma è solo il divenire della coscienza, o meglio, dei suoi contenuti. Ma la base ontologica è sempre immutabile. Il divenire è una simulazione fatta dalla sequenza di percezioni e di stati mentali che si susseguono nella mente. Ma c'è una stabilità, perché se non ci fosse una stabilità, cioè se non ci fosse un io osservatore, non l'io psicologico, ma quantomeno un io fenomenico, stabile e fermo, noi non potremmo percepire in contrasto a questa stabilità un fluire di eventi e di percezioni. Bene, quindi, da varie angolazioni, da varie prospettive, ho cercato di farvi capire perché l'idealismo di Berkeley è meglio di ogni altra posizione. Ah, guarda caso, c'è anche Matte Blanco, che dimostra che l'inconscio sia una struttura di insiemi infiniti, riprendendo l'idea di inconscio di Freud, non come rimosso, ma come struttura della psiche, o meglio, struttura della mente. Ora, guarda caso, l'inconscio di Matte Blanco ha la stessa analogia, similitudine con la struttura dell'universo olografico di Carl Brehm e David Bohm, che a sua volta ha una fortissima similitudine con Berkeley, l'idealismo di Berkeley, e quindi con il platonismo, a cui Berkeley si avvicina nell'ultima fase
del suo sviluppo filosofico. Il mondo delle idee è praticamente la trasposizione filosofica del concetto scientifico di teoria olografica, perché l'ordine implicito di realtà sarebbe un insieme di idee, cioè di informazioni, che corrisponde al modello del mondo delle idee di Platone e a cui Berkeley si avvicina. E allora, notate la perfetta convergenza. Come mai l'inconscio ha una struttura che coincide con quello che sostiene la teoria olografica dell'universo, che è la trasposizione scientifica del pensiero filosofico di Platone e di Berkeley? E ci deve essere una motivazione. Non credo che sia un caso che una struttura della nostra mente abbia queste caratteristiche, di essere come degli insiemi infiniti, dove la parte equivale al tutto, dove il tutto è inserito anche nella parte e viceversa, dove c'è assenza di spazio e di tempo, dove tutto è compresente. Non dico che l'inconscio sia Dio, anche se non ne parlo in chiave psicologica, perché non è il rimosso l'inconscio, è una struttura in questo caso, ma è qualcosa che si avvicina molto all'idea di campo universale. È universale quindi per ogni mente. Quindi mettendo insieme tutte queste cose, caspita se non c'è un valore aggiunto a tutta questa teoria. Quello che mi preme ribadire, concludendo il video, è che abbiamo quindi due posizioni, quella di Coppola e degli altri fisici che sostengono che il collasso della funzione d'onda dipenda anche dalla coscienza, quantomeno, e altri invece che negano questa possibilità. Ma chi nega questa possibilità deve sapere che oltre a farlo attraverso delle possibili distorsioni dei fatti, lo sta facendo attraverso dei pregiudizi, cioè presumendo che il cervello sia materiale, che il cervello produca la coscienza e che l'universo sia materiale. Tutte premesse infondate, addirittura diciamo deboli, perché l'idea su cui poggiano è assai più debole rispetto a quella che ho proposto io. Sul piano razionale, poi è chiaro che la realtà può essere tutto quello che ci pare. Io mi limito a dire solo che all'interno della logica lineare, che è la stessa adoperata dai detrattori di queste mie considerazioni, valgono le considerazioni che ho fatto io contro quelle loro. Questo è il problema. O meglio, questa è la chiave di svolta. Ora, il collasso della funzione d'onda, nella teoria che io ho proposto della realtà, è una naturale conseguenza della struttura del mondo, perché se il mondo sensibile è un insieme di percezioni, le percezioni si determinano con l'atto dell'osservazione cosciente, perché la coscienza è implicata, la coscienza fenomenica. Infatti, noi per osservare qualcosa dobbiamo in quel momento esserne coscienti, se no non lo percepiamo sul piano sensibile. Qualcuno potrebbe dire, se noi abbiamo davanti una parete, un muro, e ci mettiamo a fantasticare, a un certo punto non lo vediamo più, ma il muro è lì. Sbagliato! Il muro come substrato, cioè come informazione nella mente di Dio, ci starà sempre. Ma la percezione visiva estesa e colorata del muro sparisce se noi ci mettiamo a fantasticare. E inizia quindi a sostituirsi alle nostre fantasticherie, alle nostre immaginazioni, che diventano sensibili poi, molto intense e vivide a volte. Proprio perché la percezione coincide con il mondo sensibile. I contenuti sensibili sono la sensazione sensibile che ne abbiamo. Sono la stessa cosa, come ha dimostrato Berkeley. E quindi, qual è il punto? Il punto è che la realtà sensibile è quella determinata, che esiste solo nella percezione però determinata. E fuori dalla mente, dove non può esserci percezione, la realtà è indeterminata. Proprio perché non potrebbe essere sensibile e indeterminata. Praticamente vi sto dicendo che solo una realtà sensibile può essere determinata e solo una realtà non sensibile può essere indeterminata. La meccanica quantistica, unanimemente, al di là delle varie posizioni, sostiene la natura indeterminata delle particelle finché non vengono osservate. La differenza non sta nel sostenere che la realtà sia intrinsecamente indeterminata o no, perché tutti sono d'accordo su questa posizione, tutti i fisici ormai sono d'accordo. La differenza sta nella soluzione dell'indeterminazione.
Alcuni come Coppola e altri fisici brillanti dicono che la determinazione dipende dalla coscienza, altri dicono che dipende dalla misurazione meccanica. Però il problema è che queste due posizioni, a parte che Fabrizio Coppola confuta le posizioni riduzioniste e negazioniste di quel tipo, ma il contrario non mi risulta sia stato fatto, perché non mi risulta che ci sia stata una controconfutazione alle confutazioni di Fabrizio Coppola e di altri fisici di quel livello. Ma in più, questo è un altro problema che molti non hanno capito, è che abbiamo una coerenza perfetta all'interno della filosofia che io vi ho proposto, che non è forzata, cioè non è che io prendo gli argomenti di Coppola, li modifico, li manipolo per farli incastrare nella mia teoria. No, sono proprio perfettamente incastrati da sé. Non so se è chiaro il fatto, io non ho manipolato e distorto niente. Sto solo facendo vedere come le conseguenze teoriche, le conclusioni della mia teoria, aderiscono perfettamente a ciò che affermano altri fisici in altri campi. Questo è quello che dà enorme forza in più alla tesi che io espongo della realtà e che di conseguenza rafforza anche le considerazioni di Coppola, che oltre a non essere confutate dai suoi avversari, sono rafforzate dalla migliore teoria della realtà filosofica. Mentre invece le altre posizioni devono per forza aderire a posizioni stupide della realtà sul piano filosofico, a un materialismo fesso e ingenuo e a forme di idealismo deboli e moderate, che cadono sempre nelle stesse problematiche che vi ho spiegato prima. Cadono sempre nel problema del mondo materiale oggettivamente sensibile rispetto alla percezione, il che sarebbe paradossale. Ecco quindi qual è la motivazione per cui io ritengo assolutamente legittime le mie considerazioni e respingo con forza e serenità tutte le critiche che vengono poste solo su una base puramente retorica, di retorica poi scadente, di attacchi personali, di distorsioni basate su distorsioni di quello che dico, su banalizzazioni, su semplificazioni di tutte queste questioni, e che si basano su uno sterile, rigido nominalismo, nozionismo, perché la struttura matematica sarà importante pure per capire determinati aspetti di queste argomentazioni sul piano della meccanica quantistica, ma non sono certamente un fattore sufficiente di per sé a garantire di aver capito di cosa si stia parlando. Se manca altro a monte, se manca una capacità logica deduttiva come quella che sto cercando di proporvi io e che mostro in queste esposizioni, di connessione tra vari argomenti, quindi connessioni interdisciplinari. E allora, quando si dimostra questa convergenza e si dimostra che è possibile parlare in modo relativo e circoscritto di questi argomenti anche senza conoscerne il formalismo e la struttura matematica, poi queste critiche sterili vengono automaticamente respinte, perché sarebbero quelli che sostengono il contrario rispetto a quello che ho appena detto, a dover dimostrare che allora nessuno possa parlare propriamente di questi argomenti se non ha studiato la parte matematica. E lo si dimostri, perché questo è un giudizio che non è dimostrato né attraverso un esperimento scientifico e né attraverso la matematica, ma è autoreferenziale questo giudizio. Lo si dimostri perché nel momento in cui si sostiene questo, si sta invece nel campo della logica e della filosofia, che è proprio il campo in cui si devono giustificare e determinare tutte queste problematiche. E quindi ritengo che in modo relativo e circoscritto ne possa capire anche meglio un filosofo come me di questi argomenti, perlomeno sul piano delle loro implicazioni concettuali e in quale modo essi aderiscono meglio a una posizione della realtà piuttosto che di altre, che non di molti studiosi di fisica, non tutti, di molti, di diversi studiosi di fisica che magari, pur conoscendo discretamente la parte matematica, non hanno questa capacità poi di giudizio, di analisi, di approfondimento logico-concettuale e quindi si limitano solo a quel nozionismo astratto, scambiando tra l'altro la realtà di quei fenomeni per le equazioni matematiche che li descrivono. La matematica è un linguaggio più sofisticato, più preciso, più rigoroso di quello convenzionale. Ma attenzione, se ci sono dei testi divulgativi che trasportano
il linguaggio matematico, lo traducono in un linguaggio comprensibile a chiunque, non capisco perché non si dovrebbero prendere per buone considerazioni fatte su affermazioni e argomentazioni riportate su dei testi divulgativi. Altrimenti, se così non fosse, a che ci starebbero a fare i testi divulgativi? E quindi, niente, spero di avervi illuminato definitivamente su queste argomentazioni e avervi fatto capire quindi perché il collasso della funzione d'onda è molto più logico pensare che sia determinato dalla coscienza, non solo per gli argomenti di Fabrizio Coppola, ma per tutti questi altri corollari, per queste altre considerazioni, con queste altre argomentazioni totalmente unitarie e coerenti con quello che vi sto dicendo. E che automaticamente dimostrano l'incoerenza, la frammentarietà, la contraddizione, le lacune, le mancanze di ogni altra posizione.